da sempre punto di riferimento per gli emigranti ed ex emigranti bellunesi di ieri e di oggi È anche attraverso il museo interattivo delle migrazioni che celebra quest'anno i 10 anni di attività che l'associazione Bellunesi del Mondo persegue la propria mission in un costante richiamo fra passato e presente un museo che è un unicum a livello regionale l'unico non solo in provincia ma anche in Veneto e perché? Perché siamo riusciti con questo museo a dare un valore aggiunto a, a tutte le lezioni che i nostri anziani emigranti ancora vivi hanno in questi dieci anni portato a, uh, andando nelle scuole della nostra provincia, perché la testimonianza diretta di, di uno di loro è concreto, è, vuol dire essere concreti, ma però poi poterla arricchire anche facendogli visitare anche il museo con tutte le opportunità che ci sono dentro per approfondire tanti aspetti, è il secondo passaggio concreto molto importante e noi possiamo dire di aver avuto decine di migliaia di persone che sono arrivate. Laboratori didattici, mostre tematiche, documenti digitalizzati come foto, lettere, passaporti di vari emigranti e così via. Tutto ciò consente al visitatore di fare un tuffo nel passato per riscoprire una pagina della nostra storia. La soddisfazione in più è che molti studenti dalla provincia di Bruno, ma anche al di, anche al di fuori del territorio bellunese, sono venuti in visita. Per, fare, per, per darvi l'ultimo numero, nel, nel mese di maggio abbiamo avuto circa 600 studenti. Emigrazione 2.0, la nuova mobilità, questo infatti il tema al centro del terzo ed ultimo incontro promosso dall'associazione in occasione del decennale del museo. E ahimè, sono tanti i giovani, nel nostro caso belonesi, che continuano a fare le valigie. Basti pensare che i dati AIRE, che è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ci dice che in questi ultimi dieci anni abbiamo avuto un aumento del 36%. Solo l'anno scorso, 1.600 sono stati i belonesi che hanno fatto le valigie e sono andati all'estero. L'ABM diviene dunque punto di riferimento prezioso per tanti giovani. Sono emigrato dieci anni fa per curiosità personale, per motivi di lavoro ma comunque ho tenuto il legame con Belluno, non mi sono mai sentito che partivo lasciando la porta chiusa.